Ettore è il libro che vi presento oggi. È un libro molto carino e vale anche soprattutto per le illustrazioni, che hanno un po', ricordano un po' quell'atmosfera dei film felliniani. Ettore essenzialmente è la storia di un acrobata che lavora in un circo ed è un uomo estremamente forte, ossia in grado di sollevare addirittura due lavatrici o due elefanti, però ha un segreto inconfessabile, ossia va pazzo per il lavoro a maglia. Però il libro ci insegna che all'uomo più forte del mondo può ben piacere la maglia, il lavorare a maglia, e questo tuttavia non lo rende meno forte, tanto che la ballerina ambita da tutti nel circo è proprio di Ettore che si innamorerà, e non, se vogliamo, per la sua forza, ma per la sua dolcezza. L'altro concetto molto importante che veicola questo libro è che talvolta quello che tu reputi essere un tuo punto di debolezza o una tua fragilità, in realtà può diventare il tuo punto di forza, la tua carta vincente. Un po' come succede ad esempio a Ettore, ossia Ettore si vergognava molto del fatto di amare così follemente il lavoro a maglia. Fino a quando un giorno, a causa di un temporale, di un fortissimo vento, tutti i costumi degli acrobati del circo vengono spazzati via. Allora sarà proprio grazie a Ettore, alla sua capacità di lavorare a maglia, che verrà improvvisato un corso estemporaneo di lavoro a maglia per tutti, e così potranno avere nuovamente tutti i loro costumi di scena. E inoltre il circo diventerà famoso proprio per i lavori a maglia e per i costumi indossati dagli acrobati. Quindi ecco come un punto di debolezza viene invece trasformato in un punto di forza e di differenziazione. Quindi ve lo consiglio sicuramente.